senso solo. Alle donne, alle donne, alle donne, alle donne, 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 passioni come tutti gli italiani. Yes, you know what you're doing, baby. You know how to make me feel so good. Yes, you know what you're doing, baby. Like I knew you could. Ultima giornata del girone d'andata, la partita più attesa, Miciulli-Senigallia, Colle 2006, le due squadre con il miglior attacco, probabilmente con i migliori attaccanti del campionato. Parte forte il Miciulli, si chiude il triangolo tra Paniconi e Cercaci, il numero 9 vede la porta e sono dolori per gli ospiti. 1-0 la apre lui, l'ex coreano Eros Paniconi. C'è in partita, lancio geniale per Paniconi che scatta sul filo del fuorigioco e viene fermato da Boria. Per l'arbitro è fallo da ultimo uomo e rosso diretto per il difensore del Colle Marino. Siamo a metà del primo tempo e gli ospiti sono già in 10. Su punizione prova Paniconi, il suo destro esce di poco. Galdenzi è tra i migliori in campo, pressing asfissiante il suo. Qui recupera una palla impossibile, poi il destro è ben parato dall'ottimo portiere ospite. Il Miciulli vuole chiudere, Cercaci si fa spazio in mezzo a tre maglie bianca-azzurre, poi la piazza, ma la mira non è quella giusta. Calcio d'angolo e prodezza di Tuzzi che di mezza rovesciata gela il Bianchelli, la palla si stampa sul palo, giocata pazzesca. Prova a rispondere Cercaci con un pallonetto, da lontanissimo deve rinculare e distendersi in tuffo Valentinetti per deviare in calcio d'angolo. Il primo tempo finisce 1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa il Miciulli rientra più deciso, Coppa ruba palla, poi lascia la sfera a Paniconi che rientra, salta il difensore ma non riesce a inquadrare la porta. Quei tre bravi ragazzi davanti quando si accendono fanno paura. Coppa trova l'assist per Cercaci che alza la testa e piazza la sfera sul secondo palo. Si abbracciano i giocatori di Goldoni, il 2-0 è opera dell'illusionista. La gamba inventa calcio con il suo mancino vellutato, Cercaci salta il portiere, poi potrebbe tirare ma preferisce mandare in porta Coppa e fargli siglare così il primo gol con la maglia del Miciulli. Timbra subito il cartellino, sua maestà Marco Coppa. Miciulli si spegne, il Colle Marino reagisce con orgoglio, un errore di valutazione da parte di Minardi regala una punizione in area di rigore, va Emiliano Mancini, gran botta la sua, si immola Piersanti e salva il risultato, poi l'altro Mancini, il bomber, il capocannoniere del campionato in mezzo a tre, riesce a sfondare, questo si sa, è un giocatore di un'altra categoria. Il Colle 2006 finisce in 9, viene espulso anche Quadrini, ma il risultato non cambia, 3-1 il Miciulli è campione d'inverno.